Eccoci qua, siamo arrivati in montagna. Guarda che bel posto. Mi conviene parcheggiare la macchina, stanno un po' di fossi. Guardate che bel posto, guardate, ci stanno le montagne, poi lì ci stanno le montagne, poi se guardi là sopra ci sta un'altra montagna un po' più alta. E poi lì ci sta. Ma stanno solo montagne qua. Ok, cosa si fa in teoria quando si va in montagna? I beduini. Me la lascio, sto portando la roba per accamparci qua in montagna. Ma questo qua è venuto col camion. No, la vera domanda è dove l'ha preso il camion? Chi mi dà una mano a mettere la roba qua a terra? Io no, tengo la febbre a 58. Guarda. Io ce l'ho a 98. Mi state rompendo le scatole, tra poco viene a me la febbre. Mela, dove stai andando? Vado un po' a esplorare le montagne. Ok, noi nel frattempo costruiamo la tenda. Aspetta, Ciro, pigli il martello, pigli il carro di martello, è caduto il cactus. Ok, io vado a esplorare. Perfetto. Cacchio, stanno a fare quei due coglioni, ma ci vuole tutto sto tempo a fare... Scusa, Ciro. Ma cos'è sta catasta di monnezza? Oddio, ci sta coso, come si chiama Roberto? Uè, ciao Mela! Uè, ciao Mela, hai trovato la mia catasta segreta di roba di qualità. Cioè, tu prendi l'immondizia dalla strada e la massi tutta sopra le montagne. Ma questa è di scorta per costruire le mie cose. E fino a mo' cos'hai costruito? Un cazzo. No, mi fa piacere. E poi che ci fai qua sopra le montagne? Mi ha portato Peppe, mi ha portato. Wow, guarda, ti faccio un regalo, piglia di sto pezzo di ferro. Sto lingotto di ferro, tieni. Che cazzo ci faccio con un lingotto di ferro? E che cazzo ne so, un piccone. E ci è Minecraft. E la Madonna, ma dove cacchio sto? Ma che cacchio? Ma che cacchio è? Si schianta una nave aliena. Mela, vieni qua, che qua è tutto pronto. Quella è andata a 3 km di distanza, a piedi. Perfetto, abbiamo fatto pure il falò, hai visto? Si può sapere perché state bruciando una mela? Ringrazia che non era quella gialla. Adesso che facciamo? Allora, che facciamo? Boh, cuciniamo qualcosa. Che cosa cuciniamo? Voi siete due coglioni. Grazie per i complimenti. E adesso andiamo tutti quanti ad esplorare un po' questa montagna. Andiamo un pochettino a vedere Melo e Pepe che stanno facendo. Oddio, oddio, oddio. Oddio, sono i bi... Ah! Ma quella è una bicicletta. All'anime che ti piace! Puzza passa niente. E la Madonna, che questo non è acqua, questo è catrame. Chiamaci da Gennaro e diciamogli che adesso ci facciamo una bella pesca in montagna. Sì, bravo, peschiamo nel catrame. Ci escono i pesci africani. Ok, nessuno si muova perché altrimenti i pesci scappano. Cioè, tu stai pescando i pesci con un fucile. Sì, tanto il laghetto è piccolo, non possono andare da nessuna parte. Vai. Mi sa che ne ho colpito uno. Oh, ma si può sapere chi è che mi ha sparato? O sbaglio, quello è mia nonna. Uè, ciao Mela! Ah! Mamma mia, che brutto nipote! Quando vede la sua nonna scappa. Eccoli, ragazzi, adesso vi faccio vedere il mio animaletto che ho trovato sopra la montagna. Lui si chiama Batuffolo. Saluta, Batuffolo. Vabbè, andiamo da Mela Peppe. Buonasera, che state facendo tutti qua? Stiamo inciuciando. Chi è quella? Nonna di Mela, io sono. Ah, Madonna, quanto fa schifo. Che cosa? No, niente, niente, niente. Mi scusi, signora Baldracca. Allora, comunque più avanti lo sapete che c'è un villaggio. Un villaggio? Chi è che si fa un villaggio sopra una fottuta montagna? E che cazzo ne so? Comunque c'è un villaggio, visto le case, non lo so, sono abitate, abbandonate, sbandonate, stuprate. Vabbè, dopo gli andiamo, adesso andiamo a dargli un'occhiata. Vogliamo andare a vedere il villaggio?
Invece voi andate. No, noi non andiamo. Vi do 100 euro a testa. Ok, noi andiamo al villaggio. Vabbè, non fa niente se glieli do falsi, tanto sempre 100 euro sono. Beppe, non ci credo, là in fondo c'è veramente una casa. Dove cacchio sto? Eccolo lì. No. Sta all'altra parte del mondo, arrosci facciamo sta casa. Eccola qui, Peppe. C'è una casa e c'è una macchina. Che dici se andiamo a controllare? Va bene, ma diamoci del denaro, che loro sono bravi ad entrare nelle case della gente. Me l'hanno detto per esperienza. Perfetto, ci siamo. Ciro, tu occupati della macchina, entro dentro casa. Ok, andiamo. Vai, Ciro, fai la retromarcia, tendono a finire dentro il laghetto. Mi raccomando, vai piano. Io entro dentro la casa. Allora, c'è solo un problema. Ok, devo entrare da dentro quella finestra, vai. Vai, piano, piano, piano che sbatto la testa. Aia, lo sapevo. Come cacchio si apre la finestra? Ok, si è aperta. Vai, entra dentro. Aiuto. Eccomi, aia. Oddio, ma questa è una nucleare. Veloce, me la devo subito portare. Attenzione il lampadario. Ok, ho sfondato il lampadario, però la nucleare no. Ecco, butto la nucleare giù dalla finestra che mo' scendo pure io. Eccoci. Ah, finalmente sono a casa. Dove è finita la mia nucleare? Perché è tutto scassato? Dove sta la mia fottutissima macchina? Ma è impossibile che marivoli sono venuti pure sopra le montagne. Oddio, non ci credo. Me l'ha levati dal cazzo. Quella è una nucleare. Madonna, la scoppio. Peppe, sono le 23 e un quarto, credo che sia arrivato il momento di andare a casa. Dai, abbiamo passato una bella giornata. Appena arriviamo a Napoli, pizza per todos! Yeah! Ciro, vieni!